Tomato test. Ciao la gente, vi faccio prima salutare dal mio Gigio. Ciao Gigio, bello. E anche Brutta. Ah, bella. Sono pomodori, tu vuoi la carne, vero? È un po' meglio, quell'odore lì, eh? Sono un po' mangiato. Allora, chi se lo ricorda questo coltello qua dell'ultimo video, che è quello che taglia ma non taglia, forse taglia, non lo so. Allora facciamo la prova del pomodoro oggi. 24 piatti finti, perché sono un pelandrone. Quindi, allora, se ricordate dalle condizioni in cui taglia o non taglia, l'altra volta avevo ancora dato qualche colpetto, quindi magari oggi non lo provo più sulla mano. Però non è ancora finito, quindi oggi volevo fare un po' di carne con i cagnetti e siamo venuti nella tana del buco. Qua si cucina ad alcol, prima o poi mi farò anche un gas che costa meno. La Mona Lisa qua non fa mai ordine. Allora, oggi facciamo la prova del pomodoro, in che senso? Lì già della carne va, il bruciatore lo conoscete. Scusatemi. Medita, lascialo stare, prima o poi ti mangia. Prova del pomodoro io la intendo così. Con solo il peso, allora, sul fianco scivola. Proviamo prima in centro. Quindi comunque entra. Adesso facciamo la prova dopo affilato. Allora, pietra ad asciutto, perché facciamo finta che siamo in giro. Come avevo detto l'altra volta, io vado a spinta su un lato e a spinta, cioè a spinta verso il cuore su un lato. Devo bere un attimo. Basta acqua, basta! Scusatemi, devo essermi respirato un pelo di carne giocandoci prima. Allora, riprendiamo. Come ho detto, a spinta verso il fuori su un lato, a spinta verso il dentro l'altro. Il mio angolo da copiare la lama, leggermente più aperto. Non ci metto lo scotch che non ci voglia, tanto ormai sta lama l'ho legata per poterla un'altra una volta. E poi adesso ho bevuto. Sono un pasticcione! Allora, cominciamo così. Ecco, dopo che, cioè io adesso i fianchi ce l'ho già fatti con quest'angolo qua che dicevo l'altra volta. Dopo di solito ci faccio il controfiletto. Non lo so come si chiama, il second bevel, cioè quello un pochettino più di precisione, lo faccio leggermente più aperto. Sì, leggermente più aperto, in modo che sono sicuro che tutte le passate mi lavorano sulla cresta. E in questo momento sto ad ascoltare come raspa e quanto raspa. Quindi l'angolo l'abbiamo aperto, vediamo se entra un po' più volentieri nel pomodoro, vicino al taglio di prima. Beh, adesso dovrei contare i tagli nelle riprese, però dopo non va più tanto giù volentieri, perché comincia che i fianchi vogliono aprire il pomodoro, arriva nella parte centrale, però se io assecondo il movimento, questo è quello che può fare una filatura al carburundum nel tempo, nel senso che adesso vabbè appena 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 affilato, però dura così. Soprattutto se gli fai questo secondo angolo. Proviamo un po' di nuovo. Tanto poi mi ci devo fare l'insalata. Voglio provare a fare l'insalata con la mela e l'aceto balsamico. E pomodoro più. Ecco, vediamo un po'.
Adesso proviamo a farne una sottile. A farne una sottile e vediamo quanto sottile si può fare. Qua c'è la parte centrale, per quello va giù meno. Gribbio! Vediamo di qua. Allora, prima lo spiattiamo. Tanto poi la mando io l'insalata, non importa se questi sono fatti male. Ho giocato fino adesso. Allora, proviamo a vedere questa larghezza qua. È scappato fuori. Tengo un po' spinto verso il dentro, ma non verso il giù. Il giù lo taglia. Così. Quasi mi prendo il dito. Va bene? Vabbè, ormai penso che quello che c'era da vedere si è visto. Piccolo aggiornamento su l'insalata mele pomodori. Tanta, tanta roba, ma che buona. Al contadino non far sapere quanto è buona l'insalata con le mele.